Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi nuovo video haul. Ho comprato un po' di cose che volevo farvi vedere. Non sono tantissime, ma io comunque volevo condividerle con voi sul canale. Voglio farvi vedere per prima cosa un vestito da sera che ho preso su AliExpress. È di ottima qualità. Magari vi metto anche una foto per farvi vedere come sta il vestito indossato. È un vestito che mi è piaciuto subito quando l'ho visto. È blu ed è questo. La parte davanti ha praticamente queste spalline di pizzo, quindi rifinito così, poi una scollatura a V, poi qui c'è sotto il seno questa fascia e poi cade giù lungo e arriva fino ai piedi. È veramente un vestito bellissimo. Io ho deciso di indossarlo al matrimonio di mio cugino, quindi l'ho preso per un matrimonio e mi è piaciuto veramente molto. Poi su AliExpress hanno dei prezzi bassissimi e dei vestiti stupendi che se andiamo a comprarli nei negozi, mamma mia, ci sbancano. Poi una pochette elegante che non è stata presa per il matrimonio, è stata presa solo perché mi piaceva. È questo color champagne con questo fiore di raso molto grosso davanti, dentro ha la sua tracolla, oppure si può tenere anche così come borsa a mano. E mi piaceva tantissimo. Se non avrò occasione di utilizzarla come borsa, sicuramente la utilizzerò come busta per mettere qualcosa comunque all'interno perché mi piace molto. Poi in un negozio della mia città ho preso questa maglia che è stile Diseguale, quindi praticamente sono quelle che vanno a imitare un po' lo stile Diseguale. Non è originale, io ho anche dei vestiti originali, delle maglie originali Diseguale e devo dire che quelle originali comunque assomigliano tantissimo a questa, quindi non c'è tutta questa grande differenza. Anche la qualità è buona perché comunque è una buona maglia, quindi insomma è così. Questa è una maglia semplice, se volete potete tenerla così larga oppure tirare leggermente il cordino che c'è qui sui fianchi, sulla vita e arricciare un pochino la parte laterale. Io non so ancora se la metterò nella versione più morbida oppure se andrò ad arricciare, però mi piaceva veramente tantissimo questo sfondo blu con questi fiori così sul rosa, sul rosso. È un colore che comunque mi piace molto, una fantasia che mi piace molto, quindi appena l'ho vista l'ho presa. Poi ho comprato un paio di scarpe gialle pitonate. Queste mi piacciono tantissimo. Chi mi segue su Instagram le ha già viste perché è già passato un bel po' in realtà da quando io le ho comprate. A me piacevano tantissimo queste, c'erano anche rosse, ero assolutamente indecisa se prenderle anche rosse, non è detto che poi non vada a prenderle comunque, però alla fine ho deciso di prenderle gialle anche per cambiare un po', perché le scarpe rosse comunque le ho, ho detto vabbè, cambio e le prendo gialle. Hanno questa fibbia gialla, non so se riuscite a vedere bene con la luce perché non vorrei che mi falsasse i colori. Comunque sono giallo chiaro con queste rifiniture, con questa diciamo pitonatura, non so come si dice, vabbè, più scura, e poi hanno questa fibbia gialla. Sono scarpe secondo me bellissime, a me piacevano tantissimo. Ovviamente vi deve piacere l'effetto pitonato. A me piace, sinceramente a me piace, quindi ho deciso di prendere queste scarpe. Poi sono stata bravissima perché ho preso solo un prodotto di make-up, quindi questa volta non ho comprato un sacco di prodotti, ma solo una cosa che mi serviva, che è il mascara di L'Oréal Paradise Waterproof, questo qui. Io questo l'ho già provato, mi sono trovata bene, poi a me L'Oréal piace tantissimo, soprattutto sul mascara. Anzi, vi lascio nelle schede un video in cui vi dimostro come il mascara L'Oréal Waterproof sia migliore degli altri. E quindi per me è super promosso e ho preso questo. Io non uso di solito questo, ne uso un altro, però siccome mi era piaciuto la volta scorsa ho deciso di riprenderlo. E poi ho preso una mollettina per capelli con gli strass con la scritta Sweet. Io questa penso di metterla così a lato, quindi più o meno così. Adesso vabbè, qui non vedo, non riesco a metterla, però penso di indossarla nella parte laterale comunque della testa, di metterla in questo modo, un po' come un piccolo vezzo, quindi non tanto perché mi serve la molletta per tenere i capelli, ma per fare una cosa un po' più fashion, ecco, diciamo così.
E quindi questa probabilmente in qualche video è possibile che me la vediate, ma io la metterò soprattutto per uscire. Mi piaceva, era una cosa così. Io le molettine per capelli di solito non le uso, non le ho mai comprate, però questa quando l'ho vista mi ha attratta, ecco, insomma, quindi ho deciso di comprarla. Questi sono i miei acquisti, come vedete non sono tantissime cose, però insomma qualcosina c'è. Il vestito, siccome l'ho preso su AliExpress, magari ve lo lascio giù in info box, vi lascio il link, così potete andare a vedere tutte le caratteristiche che ha. Ma vi assicuro che la qualità è veramente ottima. Fatemi sapere nei commenti se anche voi avete fatto acquisti di recente. Io vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto e vi mando un bacio enorme.